grazie di essere venuti prima di tutto a questa seconda lezione. Chi non era presente alla prima, volevo solamente dire che è un corso gratuito organizzato dall'associazione Curia Tuork. Qui vedete il sito, abbiamo anche la pagina Facebook. Se volete rimanere in contatto con tutte le attività e corsi che organizziamo, potete mettere il mi piace sulla pagina Facebook e lì via via pubblichiamo sempre tutto. Allora, una cosa per chi vuole l'attestato, per chi seguirà poi insomma tutte le lezioni o la maggior parte delle lezioni, facciamo girare un foglio dove c'è già, vi siete tutti iscritti, quindi c'è il nome, fate una firma. Ora mi raccomando, c'è firma di ingresso e firma d'uscita, quindi ora firmate solamente l'ingresso, poi quando andiamo via potete firmare l'uscita. Ci sono degli asterischi vicino ai nomi perché alcuni di voi nella domanda di iscrizione non hanno lasciato alcuni dati, ad esempio l'email o il codice fiscale, o è capitato che abbiamo mandato l'email per ricordare che c'era questa lezione e ci è tornata indietro, quindi magari era un'email che era scritta un po' male, non si leggeva, quindi riscrivetecela, magari c'è l'asterisco vicino ai nomi dove abbiamo avuto questi problemi e così poi riusciamo a mandarvi delle mail. Codice fiscale e email lo scriviamo sull'attestato, quindi se non ce li scrivete bene non vi lasciamo la testa. Chi è arrivato ora vi consiglio di sedervi un po' più vicino perché il proiettore è, cioè, per questa stanza si vede un po' male, è un po' sfocato, un po' piccolo, ho paura che da laggiù non riusciate a leggere niente, quindi vi consiglio insomma, se volete, di venire un pochino più vicino. E vabbè, niente, il foglio sta girando, via via durante la lezione vi arriva, firmate la presenza, poi all'uscita firmiamo l'altra presenza. Oggi la lezione è sui CMS, in particolare su Joomla, la farà Marco Berni, lui lavora da tantissimi anni nel campo della comunicazione, quindi fa questo proprio come lavoro, inoltre è anche editore di un quotidiano online per ragazzi che si chiama www.duvidu.it, dove ha molte delle cose che fa durante il suo lavoro. Vi farà vedere un po' in generale che cos'è un CMS, come funziona, un'introduzione, e vi parlerà anche di quello che fa durante il suo lavoro, come funziona, come interagisce con i clienti, come si regola nell'ambito della comunicazione. L'ultima cosa, poi lascio la parola a Marco, vi ricordo che all'ultima lezione del corso vi chiederemo, vi daremo un modulo, qual è l'argomento di quelli che abbiamo trattato che vi interessa di più. Indipendentemente poi dai docenti, da tutto il resto. Ok, proviamo. E allora, indipendentemente dal docente, dall'argomento che è stato toccato, da quella parte di argomento che è stata toccata in quelle sole due ore in cui parliamo, ma ecco, qual è l'argomento che vi piacerebbe trattare in modo più approfondito, anche quello che vi interessa di più, che vorreste fare per lavoro? Ecco, l'argomento tra questi presentati che prenderà più voti darà origine a un nuovo corso molto più approfondito e specifico, non so, saranno 4, 5, 6 lezioni e l'approfondiremo dettagliatamente, avremo così modo di parlarne di più perché in due ore riusciamo solamente a fare un'introduzione. Sarà un altro corso gratuito e tutti potrete partecipare senza nessun problema. Lascio la parola a Marco. Sì, grazie. Con questi corsi, questo corso andiamo ad affrontare quelle che sono i nuovi mestieri del web. Non hai imparato, mi posso muovere? No, mi metto così bene. Allora, nel caso specifico, io mi occuperò di blog e architetture CMS. Dunque, io sono ormai da anni mi occupo di realizzazione di siti internet e ne ho seguito in quest'ultimo decennio un po' quello che è stato lo sviluppo. E la cosa importante è che io, non essendo un programmatore informatico, perché sostanzialmente nasco come grafico pubblicitario, sostanzialmente è stato proprio quell'avvento del sistema di gestione dei contenuti, quello che qui viene chiamato come CMS, ha permesso a chi era un semplice grafico come me di potersi misurare e nella realizzazione anche di siti internet. Perché? Questo perché la gran parte della programmazione, di quello che è il codice, cioè
eccetera, eccetera, viene appunto delegato a questo software, intendiamo così, che viene installato su un server. Ora, non entrerò troppo nei dettagli tecnici della cosa, perché non è questo il caso, però comunque una panoramica di quello che è questo strumento bisognerà portarla. Nuovi mestieri. Allora, è chiaro che il mondo di internet ha rivoluzionato un po' tutto. 20 anni fa non ci saremmo neanche mai immaginati di, perlomeno noi, io vedo che ci sono parecchi giovani, quindi che ci sono nati in questa che viene chiamata la rivoluzione digitale, ma per noi che a tempi dei tempi andava a letto con Carosello, insomma, quello di internet è stata veramente una grande rivoluzione. In questi anni, appunto, cosa è successo? Che questa rivoluzione ha portato un approccio, oserei dire, di massa a un avvicinamento a questi nuovi strumenti, e non sempre tutti li erano preparati. Diciamo che la preparazione e la conoscenza poi si è maturata nel tempo e si è un pochino più raffinata, anche se tutt'oggi rimangono delle grosse lacune. Io mi ricordo i primi tempi, quando si facevano i primi siti, appunto essendo grafico, la prima svolta ci fu praticamente con la tecnologia in flash, che ci permetteva di poter far muovere al passaggio del mouse oppure fare un'animazione al momento che si cliccava da qualche parte, e diciamo che sostanzialmente il 90% dei clienti erano già soddisfatti così, partavamo a vedere muovere qualcosa ed erano già contenti, ed erano già convinti di averci un sito all'avanguardia. Poi piano piano appunto siamo approdati ai sistemi di gestione dei contenuti, che hanno permesso una gestione molto più approfondita e dettagliata di quelli che sono i siti che vengono realizzati. Che cos'è un sistema di gestione dei contenuti? Praticamente voi ve lo dovete immaginare così, per chi non è ferrato, non ne conosce il coso, lo dovete immaginare un po' come un software, un programma, come quelli installati voi nei vostri computer per, non so, per modificare le foto, piuttosto che per fare un po' di grafica, piuttosto che fare dei videini, che viene installato su un server, cioè su un computer remoto, che non è il vostro, ma è quello che vi mette a disposizione il provider dei servizi, e su questo viene installato questo sistema di gestione, che praticamente attende che poi voi, una volta che siete entrati dentro, possiate realizzare ciò che più vi aggrada. Sostanzialmente questo che cosa ha portato? Ha portato che se prima per fare un sito internet c'era da generare a mano decine e decine, ma a volte anche centinaia di pagine, scriverle una per una dall'inizio alla fine, con questo nuovo sistema praticamente basta preoccuparsi, diciamo, dello scrivere, dell'immettere il contenuto vero e proprio, che poi il sistema automaticamente genera le pagine necessarie. È un po' un salto, lo possiamo paragonare, tra il vecchio monastero dove c'erano questi amanuensi, dove trascrivevano questi libri a mano, copiandoli, eccetera, eccetera, alla stampa, che poi è stata quella tipografica. Il salto è stato più o meno il solito, nel senso che con un semplice cliché a quel punto riuscivamo a stampare i libri, magari nell'arco anche di una giornata, mentre prima ci volevano magari anche degli anni solo per copiarne uno. Ora vi farò vedere un attimino quelle che sono le risorse disponibili, perché lo scopo di questo corso è farvi capire che ci sono anche delle risorse gratuite online che vi possono essere utili nella realizzazione di quello di cui avete bisogno. Ora io non vi parlerò come se voi doveste diventare degli sviluppatori di siti internet, però è importante per il discorso che c'è a monte e che sostiene sostanzialmente questo corso,
che ne capiate quali sono le potenzialità, in modo tale che quando dovesse capitarvi sapete cosa è possibile realizzare, cosa non è possibile realizzare e soprattutto come vanno intesi i siti internet. Perché anche qui possiamo dire che tanto è cambiato in questi anni. Diciamo che prima dell'avvento di Facebook i siti erano piuttosto fermi nell'aggiornamento dei contenuti, a volte uno pubblicava una cosa, un'introduzione, una presentazione dell'azienda, o magari stava lì per anni, nessuno gli veniva più in mente di modificarlo, di cambiarlo, di sostituirlo. Ma anche perché allora non c'era richiesta di altro, sostanzialmente si rileggeva quella paginetta lì, anche la solita pagina, anche dopo 6 mesi, e andava bene. Con l'avvento di Facebook che cosa è successo? È successo che anche la comunicazione ha subito una forte accelerazione, per cui siamo passati, comunque anche se non proprio con Facebook, però Facebook ne rappresenta, diciamo, la punta, quella più evidente, siamo passati, abbiamo avuto una forte accelerazione in questo campo e praticamente siamo stati invasi dalle notizie. Siamo stati invasi da notizie di ogni genere, perché sostanzialmente se poi voi andate ad analizzare anche magari la vostra pagina su Facebook o quello che pubblicano i vostri amici, non sempre sono cose di interesse, spesso e volentieri sono anche cose di poco conto. Però questo è la sua forza, è proprio questo ricambio continuo di 3-4 righe che porta appunto a vivere immersi in un flusso di notizie che è completamente molto più rapido e veloce di quanto lo fosse già diciamo 10 anni fa. Nel frattempo nasce anche Twitter, addirittura lì si arriva appunto con 120 battute o poco più o poco meno a esprimere dei concetti, per cui come vedete siamo entrati in una diversa fase. Inizialmente i siti web con l'avvento di Facebook, non proprio i primi anni, perché in Italia come sapete noi siamo molto tardi in tutto quello che avviene nel mondo, da noi le cose prendono campo sempre più, diciamo, lentamente, per cui prima di rendersi conto o farsi trascinare dalle mode che magari in altre parti del mondo imperversano, noi ci mettiamo un pochino di più. Quindi inizialmente no, però piano piano cosa è successo? È successo che sostanzialmente addirittura mi sono ritrovato anche con clienti nuovi, vecchi, potenziali tali, che cominciavano a interrogarsi sull'utilità del sito stesso, cioè dell'avere un sito. Perché adesso per la mia azienda o per me può servire il sito quando mi posso creare una pagina su Facebook? E su questa falsariga in realtà il mercato stesso ha avuto anche una certa flessione, soprattutto verso alla fine del primo decennio. E effettivamente era difficile spiegare che cambiando il modo di fare comunicazione, anche fare comunicazione sul web stava cambiando, per cui non è assolutamente vero che Facebook si mangia tutto, è vero però che anche i siti internet, per come erano concepiti prima, adesso non va più bene, bisogna trovare altre soluzioni e trovare soprattutto altri contenuti. Questo praticamente ci pone di fronte a un altro problema, che è quello di inseguire, se non proprio il flusso a valanga di quello che è Facebook, di quello che sono i social network, però comunque ci costringe, a chi realizza un sito, a chi lo deve gestire e a chi lo commissiona, ci si trova di fronte al problema però comunque di dover, in certo senso, non dico se non proprio tutti i giorni, ma insomma spesso, di dover aggiornare il sito e dare nuove informazioni sempre più, sempre più, sempre più. E questo ha portato sostanzialmente poi alla creazione realmente di nuovi mestieri.
perché poi alla fine, ora togliamo di torno magari il piccolo sito dell'azienda dell'agriturismo, però già aziende quello più grandi hanno bisogno che il proprio sito sia seguito da altre professionalità, cioè c'è sì il tecnico, quello che dietro sistema le linee di codice, cambia il colore, sistema, però c'è bisogno di quello che scrive gli articoli, che scrive le notizie. È necessaria l'integrazione poi del sito stesso con Facebook, quindi si passa da un linguaggio istituzionale che è proprio di un sito di un'azienda a quello che è poi invece il flusso delle notizie di Facebook. Quindi ci vuole una persona, e addirittura io conosco persone che per un tot al mese curano le pagine di Facebook delle aziende. Cioè, quindi che cosa si preoccupano? In realtà si preoccupano di scrivere la notizia, pubblicare una foto spiritosa, lanciare un sondaggino, cioè tutte cosine, niente di che, però tutte cosine che obbligano, senza essere troppo pressanti, a seguire quell'azienda, a seguire quella pagina e così via. C'è stato bisogno magari non più di un grafico, ma più di un grafico, cioè, in realtà poi alla fine quella è dove, se i social network all'inizio si temeva portassero alla morte del sito internet classico, alla fine poi in realtà ne hanno allargato anche gli orizzonti, è cambiato il linguaggio, è cambiato il sistema di approcciarsi, però poi alla fine si sono creati anche dei nuovi mestieri. Ora, cerchiamo di essere onesti, non sono mestieri pagatissimi, sono mestieri che in realtà diventano remunerativi nel caso in cui uno ne segua più di un sito, più di un'azienda, eccetera, nel monte delle varie attività, alla fine ci si tira fuori qualcosa. Tant'è vero, come credo voi sappiate, è venuto fuori quello che già ci immaginavamo, che ci sono siti come quelli dei viaggi, dove si richiede la recensione dell'hotel, del ristorante, tutto quanto. Addirittura ci sono aziende che hanno sotto di sé torme di ragazzi che scrivono delle false recensioni. Magari non sono ragazzi che neanche sono in Italia, faccio un esempio, ma sono magari sono in India, sono in Guatemala, sono in altri posti, vengono pagati due soldi e questi per tutto passano le giornate a scrivere recensioni o per i libri o per il locale o per quello o per quell'altro. Fatto sta che, e qui si stanno creando delle strutture, è evidente. Quindi arrivare ad avere una vera remunerazione è molto difficile, non nascondiamocelo. E poco prima di salire ho incontrato una ragazza che sta seguendo qui all'università un corso di infermieristica, e lei viene dal mondo della grafica, lei lavorava con un'azienda di Grosseto, la quale poi ora è già un anno e più che è ricorsa alla cassa integrazione. E lei mi diceva, io mi sono trovata a un certo punto a dover fare una scelta, o continuare a sviluppare il discorso web, cosa di cui mi occupavo prima, o cambiare totalmente e rifinire qui a fare un corso di infermieristica. Tra l'altro, sentendo e parlando con gli altri miei colleghi, tutti mi hanno sconsigliato perché in realtà eccetera eccetera. E faceva l'esempio magari di una sua collega che invece voleva proseguire in questo lavoro, e cosa ha fatto? È andata avanti, si è formata, eccetera, eccetera, ha fatto dei corsi di approfondimento e poi dopo comincia a girare le aziende. Il problema è che le aziende nel frattempo stanno chiudendo. Quindi paradossalmente cosa succede? Succede che in realtà lei no, ma la sua collega che invece su quel percorso ha insistito si è ritrovata non è riuscita a trovare lavoro. Quindi, come vedete, non è. E allora io gli ho detto,
e ho fatto l'esempio mio, io avevo un'azienda, ho un'azienda tuttora, avevo dei soci che adesso non ho più e sono rimasto solo. Sono rimasto solo, ho tolto, diciamo, la ditta dal Grosseto, mi sono trasferito praticamente sotto casa in un piccolo paese qui intorno e da lì continuo a seguire quelli che sono, diciamo, quelle sono le mie occupazioni, che è quello di fare siti internet e di seguire gli altri interessi che ho nel campo dell'editoria, perché poi sostanzialmente è un cambio di vita, no? Anche questo perché ti porta a non concepire la quotidianità come era prima, ma a stravolgerla completamente, perché adesso veramente basta una connessione, basta un computer e per questo settore, come si diceva prima degli indiani o di quelli del Guatemala, in realtà poi è un lavoro che possiamo fare ovunque. Però dov'è che questo lavoro mi può diventare remunerativo? È al momento in cui non lavoro più per un altro, almeno in questa fase, perché in questa fase le aziende chiudono e quindi ognuno di noi deve diventare imprenditore di se stesso. In questa maniera siamo sicuri che si fa il tot lavoro se si ha fortuna di riscuoterlo e riusciamo a portare qualcosa a casa. Se lo facciamo magari per un'azienda che è derotta, che è lì per lì da un momento a un altro per chiudere, il rischio di ritrovarsi dopo 4 mesi e essere stati frustati, bastonati, umiliati eccetera eccetera, di ritrovarsi anche senza un becco, non solo averli stesi, non averli neanche riscosso. Quindi diciamo lo scenario è, ve lo dico subito, ma tanto c'è bisogno, l'avete mai, la televisione l'ha guardata anche voi, è piuttosto apocalittico, per cui bisogna fare molta attenzione, ci sono delle opportunità, vanno sfruttate, però io, il consiglio che io vi do è di farlo camminando sulle vostre gambe, perché è l'unico sistema per diciamo arrivare a fondo al mese e perlomeno rimediare qualche soldo. Allora, la comunicazione, come è cambiata, come inizialmente io mi ricordo all'inizio era difficile anche interagire con i clienti perché non sempre chi si ha di fronte è come si può dire riesce a capire spesso e volentieri di che cosa state parlando, per cui è anche difficile arrivare a fare dei lavori completi per come dovrebbero essere, perché dall'altra parte c'è una totale ignoranza. Quindi il consiglio mio è sempre, quando ci si approccia specialmente ai potenziali clienti, è innanzitutto cercare di capire cosa ne sanno loro, come inquadrano non solo la propria azienda, ma come inquadrano la loro azienda nel rapporto che la loro azienda deve avere con i potenziali clienti. Questo perché? E generalmente c'è chi fa queste cose tramite la classica vecchia intervista, cioè viene intervistato il cliente per cercare di capire dove vuole andare e cercare in questo modo non solo di accontentarlo il più possibile, ma soprattutto per cercare anche di dargli quel valore aggiunto, perché ricordatevi sempre che se l'azienda per cui voi in quel momento prestate manodopera, prestate il vostro intelletto, il successo di quell'azienda e chiaramente poi sarà anche il vostro successo. Questo però lo dovete fare in una posizione defilata, solo se di fronte a voi trovate le persone che magari vi possono seguire. Allora, noi, diciamo, io come Magazzini del Caos da anni, ormai 2-3, sono l'editore di un quotidiano online per ragazzi, perché lo faccio vedere, non perché voi siete dei ragazzi, e quindi spero che andiate di sopra a leggere le notizie, perché in realtà questo qui è un esempio, un ottimo esempio di come si può gestire un sito, un blog, quello che chiamato non mi pare,
con questi con questo CMS, cioè con questi sistemi di gestione dei contenuti. Qui come vedete ci sono diverse notizie, ci sono diverse implementazioni, eccetera eccetera. Qui la redazione non è, o meglio, ufficialmente è in provincia di Grosseto, ma in realtà la redazione, cioè il concetto di redazione, come si intendeva prima, questa è la redazione del terreno, che sta andata a Palazzo Cosimini, entrate e li trovate tutti lì. Qui in realtà ci sono collaboratori da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero, e tramite un sistema di gestione riescono a scrivere e pubblicare i propri contenuti, ed è questa la forza di internet e della forza del discorso che facevo prima, che basta avere una connessione a un computer e poi in realtà si può lavorare da qualsiasi parte del mondo. E questi ragazzi, questi collaboratori che ho sparsi un po' dappertutto, riescono appunto a gestire quelli che sono i loro articoli e pubblicarli. Ora, nel caso specifico, questo è un sito di informazione, però diciamo che sostanzialmente quello che vi sto dicendo si può applicare anche per il piccolo sito dell'agriturismo, come per il sito di quello che vende, che vi posso dire, vende l'oggettistica, come quello che organizza viaggi. Perché, come dicevo prima, c'è bisogno che le pagine siano sempre aggiornate, anche i piccoli siti hanno questa necessità, per cui c'è bisogno comunque sia di studiare e di elaborare una strategia che ci porti appunto a rendere interessante la visita al sito stesso. Allora, ora vi faccio entrare un attimo di nascosto, senza che nessuno se ne accorga. Questo è, diciamo, il lato scuro della luna, è il pannello amministrativo per la gestione del sito. Tramite l'ingresso, attraverso il login che adesso effettueremo, sostanzialmente noi andremo poi nel backstage del sito stesso. La luce che hanno un'altra cosa, allora, per esempio qui noi, in realtà cosa fanno i collaboratori? Accedono da questo pannello online, e tramite
sterzare poi i vari collaboratori sulle varie parti. Ecco, qui è possibile scrivere gli articoli. E come vedete, la gestione è piuttosto semplificata. Perché? Perché in una maniera molto, molto semplice è possibile pubblicare un proprio articolo. Qui abbiamo l'opportunità di poter inserire il testo, il titolo, il sottotitolo e eventualmente un video, voci sono del... le varie indicazioni per esempio per questo qui. La meta description, le parole chiave, eccetera, eccetera. Poi si sceglie la categoria dove si vuole pubblicare, si decide quando iniziare a pubblicarlo, che poi si dà la via, cliccando su pubblicarlo. In questa maniera, come vedete, è possibile pubblicare un articolo in una maniera, diciamo, molto semplice, e cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Questo rappresenta la novità dei CMS, perché appunto, come vi dicevo all'inizio, danno l'opportunità di poter creare anche dei siti complessi come questi in poco più di 3, 4, 5 settimane e poterli portare avanti poi con pochi o con tanti, a volte anche dietro, a volte può capitare che poi ci lavori solo una persona. E per quanto riguarda la gestione, vedete, è possibile fare le integrazioni con YouTube, se non con Facebook, dunque ci dovrebbe, se non ricordo male, Facebook dovrebbe essere un esempio di integrazione con Facebook, si dovrebbe vedere da qui. No, siccome c'è anche dei numeri, credo che non fa il tastierino. Infatti ho provato ad aprirlo, ma non credo che l'abbia preso il link. Allora, qui ora non si vede, sta caricando. Adesso ora io vi farò delle domande, perché ho piacere di capire un attimino che tipo di approccio e di diciamo, che tipo di conoscenza avete per quanto riguarda l'utilizzo e la gestione di un sito internet. Quindi se Ludo non è sparito, lo pregherei di accendere la luce. Grazie, perché se no. Allora, ognuno può inserire nel contesto di quel quotidiano online un articolo, però c'è una redazione che stabilisce un menabò come si fa nella carta stampata? Ah no, lei ha ragione, ora io l'ho semplificata un po', in realtà essendo una testata giornalistica ha delle regole da seguire imposte dalla legge. Responsabile, che è un giornalista iscritto all'albo, che sì, esattamente, lo decide lui, poi in realtà cosa viene pubblicato e quando.
anzi spesso e volentieri, ma spesso e volentieri, a volte capita anche che addirittura certe cose vengono proprio buttate via, nel senso non vengono mai pubblicate, o spesso vengono corrette, o nel caso specifico, tanto noi in questo, diciamo, essendo un prodotto per ragazzi, comunque sia, è sempre una cosa piuttosto leggera, però comunque se qualora si dovesse verificare anche lì, cioè appunto chi se ne occupa e cosa. Niente, volevo sapere voi che tipo di esperienza avete per quanto riguarda la gestione di un sito internet, punto. Te ce l'hai? Ma te ti conosco, anche se sei abbronzato, anche se sei abbronzato, l'ho già rivisto, giusto? Allora, hai un... parlaci un attimo, cioè, il perché, cosa ti aspetti da un corso del genere, cioè il tuo approccio, il tuo rapporto con quella che è la comunicazione via internet, te oggi, come, cioè, quali sono le cose che vorresti capire meglio e quali sono secondo te, diciamo anche, quelli che potrebbero essere gli sviluppi per te, personalmente per te, per quello che potrebbe essere il lavoro. Però non ho fatto PHP e comunque sì, appunto ho delle grosse lacune. Vorrei essere autonoma, indipendente per poter gestire siti internet e comunicazione tutto by myself. Sì, che è quello che ho consigliato a tutti. Esattamente, però dunque io ho esperienza, a parte appunto le pagine HTML eccetera, che tutto sommato sono pagine statiche. Quindi non sono per... quindi che cosa mi sono affacciata al mondo WordPress, perché comunque sia è abbastanza semplice e intuitivo, e anche il, diciamo, l'utente finale, che poi è il cliente, lo può amministrare poi in definitiva, senza che io poi gli faccio il sito statico e poi dopo per ogni modifica c'è da chiamare. E mi piacerebbe moltissimo curare la grafica di WordPress, che è l'unica cosa che non so fare. Cioè, quindi cambiare il template, fare dei templates, diciamo, come magari, ecco, vuole anche il cliente. Certo, certo. Io sinceramente non conosco WordPress, io ho sempre lavorato e continuo a lavorare con Joomla, per cui conosco Joomla. Mi immagino che sia più o meno la stessa cosa. Joomla è più difficile. Con la mia solita fortuna ho trovato una strada più difficile. Bene, no, e ora... vi prometto che faremo una riusciremo a entrare nel...
evidentemente non si sapeva nulla, che si toccava, nel senso che nei tre mesi che Montenuti aveva dei problemi, non so se poi magari era colpa, cioè, che volete delle domande, che magari no, cioè, la cosa che con colpa non è mai... Non ti è mai successo. No, ci sta tutto e niente, nel senso, per me il web rimane il mondo del mistero, quindi per cui tutto è possibile, i fattori sono talmente tanti che diventa difficile. Qualche altro? Che poi ora rispondo a tutti. Nessuno di voi ha esperienze in questo campo? Bene. Allora, per rispondere sia a, come ha detto Diana, Cristina, sia per rispondere a Cristina, sia per rispondere a Alberto, a Roberto, sia per rispondere a Roberto. Sì, il CMS permette appunto di poter essere personalizzato, di poter avere dei siti come ci piacciono, però non necessariamente si deve avere una conoscenza approfondita del PHP. Io ora nei corsi che abbiamo fatto anche quest'inverno, proprio più specifici per quello che voi avete richiesto, abbiamo analizzato la struttura, diciamo quella proprio del codice sorgente, che soprattutto del famoso file dell'index PHP, che poi come per magia genera automaticamente poi tutti i contenuti. E la prima cosa da fare per quanto riguarda il linguaggio PHP è partire proprio da quello che già c'è, già scritto, capire ogni stringa che cosa voglia dire e poi replicarla. Ma siccome le stringhe di codice per quanto riguarda il CMS, poi se le andiamo a vedere sono molto semplici, non c'è da sapere chissà quali cose. Ora adesso se riesco a entrare, ora provo a fare l'ingresso su un altro sito, magari vi faccio vedere come si presenta, brevemente, perché non è lo scopo di questo incontro, parlare poi più nel dettaglio. Sì, attraverso i fogli di stile si possono modificare colori, le dimensioni, cioè la larghezza e tutto quanto, per cui ecco, una volta che uno capisce qual è il significato di un foglio di stile, in questo caso te mi sembra che tu lo conosca bene. Sì, ecco, il perfetto. 4, HTML4 e CSS, cioè quindi non l'aggiornamento, ecco. Sì, vabbè, è già qualcosa, meglio di niente. Per cui, allora, ha inserito la maiuscola. Thank you.
vicinanza ci garantisce. Ecco, questo per esempio è un sito che ancora con il vecchio sistema lo stiamo ancora buttando giù, perché questo lo credo ci sono un error nella versione 1.5, adesso lo stiamo trasformando nella 2.5, che è quella, diciamo, la versione stabile di Joomla, quella ultima. Ecco, questo è il back-end, diciamo, dove avviene tutta l'amministrazione, dove è possibile praticamente mettere insieme tutti i pezzi del sito per averlo per come si desidera. Ora, per rispondere ai nostri due amici, faccio vedere brevemente, però vi rimanderei poi ai prossimi corsi che faremo specifici sull'argomento, che entro poi in realtà più nel dettaglio. Allora, questo è il file, l'index PHP, quello da cui parte tutto. Nel caso di Joomla ci sono delle istruzioni che vanno seguite, che praticamente permettono, al momento in cui la pagina viene caricata, di fare un effetto, diciamo, grilletto, per cui automaticamente viene generata la pagina per come l'abbiamo creata, e sostanzialmente si tratta di istruzioni tipo questa qui. Questa è un'istruzione particolare, per cui quando viene caricato l'index PHP, automaticamente questo fa caricare, in questo caso, un modulo. Che cos'è un modulo? È proprio un modulo, tipo un mattone, immaginatelo, okay? che ha un compito preciso e specifico, che è quello di far vedere una certa cosa che voi avete deciso nel momento in cui l'avete chiamato write banner 1, ok? Mentre per quanto riguarda i contenuti veri e propri, quindi del testo, come possono essere, diciamo, una prima pagina, eccetera eccetera, e l'istruzione è questa, e questa ci viene caricato il famoso component. Che cos'è il component? Ci sono, diciamo, nella gestione dei CMS ci sono sostanzialmente delle cose, definiamole così, chiamate componenti, e delle cose chiamate dei moduli. I moduli, per farvi un esempio, sono generalmente, ecco, questo è un modulo, gli articoli più letti, ecco, questo è un modulo, che ha una funzione, che è quella di andare a cercare gli articoli più letti in assoluto di tutto il sito e di farli vedere in questa sorta di classifica. Questo è un altro modulo, che è quello di perdonare 2 euro, quindi c'è scritto 2 euro, è stato graficamente arricchito, clicco qui e torno 2 euro, questo è un altro modo. Così via, anche questo video di Facebook, no? Che c'è scritto? Fettine fanate. Okay. E questo è un altro modo. Mentre la parte component è la parte, quella sostanzialmente quella principale, diciamo il corpo più importante del sito stesso, a cui generalmente viene riservata la parte informativa, in questo caso sono gli articoli, quindi la minestra primaverile, eccetera eccetera. E come vedete poi ci sono anche delle integrazioni con un altro aspetto che fa parte del CMS, e sono le plugin. Questi qui, questo qui del mi piace, di Facebook, Twitter, eccetera eccetera, questi sono tutti, sono dei plugin che si innestano direttamente nel contenuto. Questo permette una relazione con i social network, con il classico mi piace, per cui cliccando appunto si fa subito la condivisione con i social network. Ecco, un altro plugin è questo qui, che permette l'inserimento della foto e del nome dell'autore dell'articolo direttamente nell'articolo stesso. Quindi come architettura, ecco, a parte, diciamo, la parte questa, quella su in alto, quella contenuta prima nell'head, quella stessa contenuta tra le istruzioni head, che sono queste, poi il resto, dopo body, ci mettiamo praticamente il codice PHP, che poi però voi, al momento in cui andate a realizzare un sito, avendo già dei template installati
nella prima installazione potete sbirciare, dare un'occhiatina e cercare di capire quali sono, diciamo, le stringhe e le istruzioni che vengono date. Nel caso specifico di Joomla appunto sono queste qui del modulo e del component, come vi ho detto. Basta. Poi, scusa, ma queste vengono create dal programma o bisogna inserirle noi? No, diciamo così, il programma, di quando ti installi il programma, come tutti i programmi, ci sono dei file d'esempio. Nei file d'esempio, ora andiamo a vedere se non ho disinstallati, perché generalmente li disinstallo. Se, no, ci sono, ecco. Per esempio, quello classico che viene sempre dato insieme è questo qui. Quindi voi al momento che fate l'installazione avete già un esempio, ok? A cui potete ricorrere. Ora non fateci troppo l'occhio, perché questa è la versione vecchia di Joomla, per cui anche visivamente alcune cose sono cambiate. Però vedete, come quello che ho fatto io di là, che si guardava prima, come vedete, le istruzioni, eccole qui, il modulo, il componente, ora sarà qui da qualche parte, però ce n'è, sono convinto, eccolo qui, il message, eccetera eccetera. Poi guardate queste, cercate di capire che cosa vogliono dire e da lì poi riuscite ad ottenere il posizionamento, che ovviamente a questo punto ci deve essere un'integrazione con che cosa? Con un foglio di stile. Il foglio di stile è un file separato di grande utilità, perché nell'HTML, come dicevo prima, andiamo uno per uno tutte le pagine, e se volevi colore blu, se lo volevi rosso, verde, andava tutto specificato. Col foglio di stile lo scrivi una volta e si applica a tutto. Tutto ciò che si apre dentro a questo sito, a questo, a meno che non ci siano istruzioni particolari, si applica direttamente. Quindi il foglio di stile com'è che noi si richiama? Si richiama il foglio di stile con, praticamente con queste istruzioni qui. Allora, andate, allora questo qui per esempio è il modulo, quello che si diceva prima. Breadcrumb sarebbe le famose briciole di pane, quelle che vi fanno capire in quale parte del sito siete rifiniti, in modo tale che vi aiutano a tornare indietro o a cambiare area. Ecco, questo è un esempio, questa è un'istruzione. Questo è un DVD, come vedete, che vi dice che a questo modulo qui, qualora è pubblicato, ok, gli devi applicare questa istruzione qui. Cioè, devi andare a cercare il foglio di stile. Andiamo a cercare ora il foglio di stile, la mente sarà qui, grazie a Dio, guardate quanto ce n'è, c'è qui, Dio Pathway. Questi sono degli esempi, vedete? Ecco, quello si cercava qui. Vedete, il cancelletto indica il richiamo di prima, che era div, id e non div class, perché sennò ci sarebbe stato invece del cancelletto un punto davanti. Ecco, a quel breadcrumb che abbiamo visto prima, lui gli dice, quando trovi questa istruzione qui, questo pathway, gli devi dare questo padding qui, questa larghezza qui, questo margine dall'alto, questo margine da destra, e il testo me lo allini a sinistra. Ce ne possono essere messe tante altre. Ecco, e questo vale per tutte le centinaia, migliaia di pagine che vengono create all'interno del vostro sito, per cui fa sempre richiamo a questa istruzione. Qui, modificando questa istruzione, in un attimo voi avete cambiato decine e centinaia di pagine. Mentre prima le modifiche con l'HTML andavano fatte una per una per ogni singola pagina, si doveva mentalmente, con questo sistema, con il CMS, si riesce ad avere delle modifiche e a portare, diciamo, dei miglioramenti semplicemente intervenendo su questi due file, sul file che è il CSS, ok, e sul file di index.php. Questo, così è la struttura di Joomla. Ora io chiedo aiuto a Cristina e Roberto, ma credo che valga la stessa cosa anche per
e quell'altro concorrente, diciamo. Funzionano più o meno così, Cristina? Ma WordPress non ha quella diciamo quel link modifica CSS, template, perché da tutta la sorgente e non ci si capisce niente. Come? Tanto semplice WordPress, tanto meglio. Non riesco a raccapezzare. Non riesco a raccapezzare. Va bene. Perché lo sai che cosa c'è? La più semplice dal punto di vista dell'inserimento dei contenuti. Va bene. Dal punto di vista, a parte proprio la no, lo sai che cosa c'è? Che è meglio. È meglio costruirla ex novo una pagina, cioè, se io mi metto a costruire una pagina in HTML con la sua, col suo foglio di stile eccetera, perché poi ogni programmatore, comunque ognuno che va, lo fa un pochino a modo suo, non è che c'è un modo standard per fare le cose. Quindi spesso e volentieri, no? Perché poi tra le persone che fanno grafica e smanettano sui codici, praticamente che succede? Che andare poi a recuperare tutto quel codice sorgente, raccapezzarci, eccetera, eccetera, fai prima a farlo, rifammo nuovo. Ossia, non so se sei d'accordo. No, anche io infatti sono abituato e sicché poi, insomma, voglio dire, comunque un CMS, comunque sia, ce n'ha tanta di robina dentro, insomma. Sì, però sai, sì, questo è vero, però sai, sostanzialmente state attenti, sono complessi, però sono adattabili a chi hanno di fronte, nel senso che si può partire da una conoscenza minima fino ad arrivare a essere gli stessi programmatori del CMS stesso, e ognuno di quei vari stadi intermedi, ognuno riesce comunque a tirarci fuori qualcosa, ok? Cioè, in realtà anche un sodo, come potevo essere io la prima volta che mi sono affacciato e ho provato a manipolarlo, in realtà qualcosa ci ho tirato fuori già all'inizio, perché sono strumenti talmente duri, ed è per questo che hanno un successo universale, perché se voi andate dove c'è una connessione internet, c'è qualcuno che comunque sia con un CMS sta facendo qualcosa. Non so se. Sì, però ci sono delle variabili, ci sono troppe variabili. Sì, certo, se nel vuoi. Nel senso che poi ci sono i browser, che poi te li spaginano a seconda di come ti sbagliano. Sì, ma il problema è solo con internet. E qui sicuramente. Però ci sono ancora persone che lo usano. Quindi bisogna farli anche per loro. Sì, però possiamo ottenere comunque già dei risultati apprezzabili anche partendo da un livello di conoscenza molto basico. L'importante è capire che. Ecco, conoscere queste cose qui, queste istruzioni qui, ma queste sostanzialmente andate su internet, ci sono addirittura dei siti dove queste istruzioni qui ve le danno, ve le spiegano e vi dicono anche, cioè, vuoi modificare la larghezza di un foglio di stile? Ecco, devi scrivere allora larghezza, questa qui. A me piacerebbe lavorare per esempio sugli sfondi, che mi dici degli sfondi, dove devo andare? Degli sfondi che intendi? Lo sfondo, quello che. Allora c'è il letter, no? Poi c'è il CSS, appunto sono delle scatole, no? Poi c'è lo sfondo, quelle banne che ci sono ai lati. Quello è lo sfondo. Sì, il background, se dici. Background, Il background, ma è quello che sta dietro a tutte le pagine del tuo sito. Esatto. Quello è semplice, nel senso. Quello o carichi addirittura la foto di quando eri vicino al mare. Ce la puoi spataccare dentro anche un elemento di background che poi mi ci perdo nel CMS mi ci perdo. No, comunque guarda, di là di tutto torno a ripetere, non vi dovete spaventare. Allora, questa struttura, i CMS permettono di costruire dei siti anche complessi, perché come ho detto adesso vi permettono di a seconda anche del vostro livello di conoscenza, comunque ci potete tirare fuori qualcosa, ma sono strumenti talmente potenti che realmente ci si può tirare fuori tutto, perché basta considerare ad esempio il fatto che ci si può realizzare dei negozi online, degli shop online, che addirittura vi permettono anche la gestione della transazione facendo ricorso a risorse esterne, come potrebbe essere PayPal.
questo caso, cioè voi addirittura potete mettere in vendita i vostri oggetti sul vostro sito personale e se avete fortuna addirittura potete non solo venderlo ma anche incassarlo. Quindi ecco, cose ma che facciamo un corso su questa cosa? Devi parlarti di a parole, sai? No, ma questo basta tu segua un attimo le attività di Burret Work, che è sostanzialmente l'associazione che in questi anni ha sempre organizzato dei corsi in merito. Ne abbiamo fatto ora uno quest'inverno, certo, limitatamente a quello che erano le ore, perché ci sarebbe da parlarci per settimane su queste cose, però l'abbiamo fatto e credo che insomma siamo proprio tutti, qualche uno soddisfatto e c'è rimasto insomma. Quindi, grazie. Burret Work è quella che diceva Lulu all'inizio, che come vedete aggiorna molto frequentemente il proprio profilo di Facebook. Diciamo addirittura femmina, ma no, la colpa di che? No, come testata lasciamo sempre quella dell'ultimo Linux Day, poi invece i contenuti sono aggiornati, cioè perché c'è questo corso, per esempio. No, scusate, lui usa il mouse dei mancini, quindi proprio no, perché sono aggiornati, la testata ci piace lasciare il Linux Day. Sì, volevo dire, abbiamo organizzato due corsi su Joomla proprio partendo da Linux Day, no? Uno l'abbiamo fatto proprio partendo da Linux Day, ci sono tutti e due docenti qui fra l'altro, no? E siamo anche un francese e siccome c'erano troppe richieste l'abbiamo fatto subito dopo un altro, tre lezioni l'abbiamo fatto vedere come usare Joomla. Ora ecco le altre cose, appunto vi dicevo a fine di questo corso, se dite qual è l'argomento che avete voluto di organizzare un altro corso su quella cosa. Poi ci sarà la parte su HTML e CSS, sarà l'introduzione, perché noi faremo vedere un po' com'è l'evoluzione del mondo dell'HTML che fa il listino, come siamo passati da 4 a 5 praticamente, e la differenza che c'è dell'HTML 5, che fondamentalmente cioè, non è una differenza pratica, è una differenza semantica, quella è la cosa più importante, insomma, questa cosa. Se volete, se dite che quella è la parte che mi piace più, faremo un corso specifico su quella parte lì, e CSS3. La cosa invece che dicevi sul linguaggio di programmazione, sul PHP, quello era un po' più complesso, diciamo che non possono essere corsi aperti a tutti. Quando facciamo dei corsi di programmazione dobbiamo capire bene qual è il tipo di corso che serve. Per esempio potrebbe essere un corso per chi non ha mai fatto programmazione da zero, però poi chi sa già programmare sa noia, quindi si deve essere diretto proprio a una parte specifica di persone, oppure un corso più avanzato. Però fai conto, se iniziamo a fare un corso di programmazione PHP per CMS dovremmo dare dei requisiti di base, ad esempio la conoscenza della programmazione, la conoscenza delle strutture dati, la conoscenza della programmazione a oggetti, perché non è che possiamo fare un corso oggi di un programma oggetti, e quindi siamo sempre un po' ecco, diciamo in difficoltà a fare un corso di quel tipo, perché magari si dà tanti requisiti e ce l'hanno quattro persone e il corso partecipano quattro persone, però si può fare, è un grossissimo problema. Potremmo anche pensare di iniziare a fare dei corsi di programmazione da zero e poi piano piano andiamo avanti e chi è più avanti si inserisce un po' dopo. Comunque sono cose un po' più lunghe, quindi magari se ne può parlare se ci arrivano un po' di richieste su qualcosa, su programmazione in PHP. L'abbiamo fatto qualche anno fa, abbiamo fatto corsi in PHP e poi le prima anche in Java. Il problema è che ci vuole tanto tempo, dietro, bisogna studiarli bene, questo è, però insomma su invece di argomenti di corsi non c'è nessun problema. Ah, per fare quelle applicazioni di quelle cose di PayPal eccetera eccetera ci vuole per forza di HP. Per mettere quei moduli PayPal eccetera eccetera, quindi per qualche integrazione con Facebook ci vuole per forza di HP. Le gallerie fotografiche qui? No, questi sono tutti i moduli già fatti e basta scaricarli, sono a pagamento gratuiti, è come installare un template, nel CMS tutto è un modulo, tutto è un plugin, quindi quelli neanche okay. Si cercano, si quindi scaricano. Sono dei plugin? Sì. Ah. Nel caso specifico di Joomla, queste cose le cerchiamo o nel sito, quello internazionale in lingua inglese che è joomla.org, o
se no abbiamo anche la possibilità di andare su quello italiano, sulle versioni in italiano, che è Geomela.it, dove addirittura ci sono le risorse anche per poter essere un po' più infarinati sulla questione, e dove è possibile anche scaricare quelli che sono chiamati o componenti o moduli o plugin. Ora io non so se in WordPress vengono chiamati plugin, sì. Solo plugin, ecco, in realtà su Joomla c'è questa distinzione, basta andare nella Extend, che sono la libreria dove ci sono tutte queste risorse, e possiamo trovare risorse sia gratuite che a pagamento, che ci permettono di avere delle implementazioni anche sul sito stesso, che possono essere dal banner pubblicitario alla donazione, all'articolo di più letti, piuttosto che all'inserimento di una lista di video di YouTube che come ci piacciono, eccetera, eccetera. Cioè, la seconda ce n'è per tutti i gusti, insomma. Basta dare un'occhiata, addirittura guardate solo di categorie in cui vengono divisi, guardate qui. E qui sapete Extend. No, allora Joomla, no, ora non so, come piace WordPress, no, generalmente no, Joomla è completamente gratuito, diciamo il famoso, come dicevo all'inizio, il famoso programma che poi voi installerete, quello che pagate ovviamente è lo spazio web, che c'è da tutti, da due braccia una lira fino a, dipende dal tipo di qualità che volete voi. Allora, le categorie, come vedete, ce ne sono un'infinità, e qui veramente c'è di tutto, come strumenti, eccetera, eccetera. Per cui, come vedete, insomma, di cose ce ne sono tante, per esempio per il discorso dell'e-commerce, molto importante. Qui ci sono appunto o dei moduli, o dei componenti, o dei plugin che vi possono tornare più comodi. Ovviamente nei nostri tablet VirtualMart, che è quello, credo, diciamo, gestionale per gli shop online più longevo in assoluto, perché da quando ti aspettavo Joomla che c'è questo applicativo, per cui è straordinario. E come questo, per esempio, in molti siti dove la gestione è molto semplice, come numero di articoli o di categorie, preferisco usare questo perché è molto più facilmente personalizzabile e soprattutto gratuito. Okay. E ci sono, diciamo, poi vedete, sia per gestire addirittura le aste, sia per gestire i sistemi di pagamento, addirittura i sistemi per i punteggi, cioè il complice, il punteggio, maturo il punteggio, ogni tot punteggio di un prodotto gratis, cioè addirittura le donazioni, come si è visto prima lì, va bene, le integrazioni varie, le donazioni, i doni, i regali che si incosano, addirittura le sottoscrizioni e le adesioni a pagamento per diventare, ce ne so per tutti i gusti, e ognuno di questi ovviamente ha sempre, al momento in cui viene installato, fa tutto da solo, però chiaramente ci sono delle cose che andranno personalizzate, non solo banalmente, già la stessa larghezza o altezza, questi vanno specificati. Cioè, comunque sia, poi bisogna demandare o direttamente sul modulo la gestione, la visualizzazione, per come la vedremo nel modulo, già all'interno è previsto, e lo vediamo da questo, andando qui. Ecco, questi sono moduli, come vedete. Per esempio qui ci sono i vari moduli, e qui ci sono poi le varie informazioni che lui ti richiede per vedere, cioè, come te lo vuoi far apparire. Quindi ecco qui lui ti richiede qual è l'istruzione a cui io devo fare riferimento per come devo far visualizzare il modulo, fino a, ecco, vedete quante ce n'è,
quanti ce ne pare, mi fa una domanda a te. Ecco, vedete, qui si gestisce il modulo in se stesso, nel senso si decide dove e come pubblicarlo, in quale parte del sito pubblicarlo, eccetera eccetera. E poi da qui si interviene sia su questo aspetto che su quel file che vi ho fatto vedere prima, anche lì date delle istruzioni. I componenti uguali, li cambiamo qualsiasi, per esempio con questo io ci faccio rilancio il contenuto dal sito direttamente su Twitter che poi mi finisce su Facebook. Quindi al momento in cui uno pubblica l'articolo, automaticamente il sistema prende l'articolo, lo spedisce sull'account di Twitter, Twitter me lo fa arrivare sul cellulare direttamente e automaticamente, sempre da Twitter, mi va direttamente su Facebook. Cioè, una cosa è solo di anni fa, infatti si sapeva che era una tastarola, però era cosa impensabile. Quindi nel momento in cui io rilancio un contenuto, automaticamente me lo ritrovo sia su Facebook che su Twitter. Cioè, ci sono componenti che ti aiutano quando uno va a realizzare un sito, ci sono dei componenti che ti aiutano anche in questo caso qui. Poi ci sono varie altre funzionalità, eccetera eccetera. E poi ci sono dopo moduli e i componenti, ci sono poi nel caso specifico appunto di Joomla, ci sono i plugin. I plugin, anche questi, ognuno di loro ha una sua funzione. In questo caso questo per esempio è quello che permette i famosi commenti sotto agli articoli, ok? E anche qui praticamente vabbè, fa la richiesta di alcune cose, tra cui la larghezza, vedete? La lingua che si è scelto, eccetera eccetera. Però poi sostanzialmente voi quando avete inserito questi dati, cosa veramente ci avete fatto tanto di più? Il resto ci pensa appunto il CMS. Ed è così che praticamente vengono creati e realizzati dei siti come questo. Quindi come dico, credo anche questo video del comune di Grosseto sia fatto con che cosa è fatto. Come? Tango 3 si chiama. Tango? No, Tango 3. Ah, vabbè, insomma, anche è un altro CMS, anche quel, diciamo, il sito del comune è fatto in questa maniera. Ma ci sono tanti siti, credo addirittura anche Pizza Hut, per esempio negli Stati Uniti, è fatto con un CMS. È uno strumento potente che vi permette appunto anche a qualsiasi livello di poter ottenere un bello frutto che sia, poi questo dipende. Vostro sito. Allo stesso tempo è importante comunque capire come funziona, perché al momento in cui voi siete coloro i quali si devono relazionare poi su un sito realizzato da un altro che è fatto magari su una piattaforma come può essere Joomla, sapete benissimo, conoscete quali sono le sue potenzialità e potete anche successivamente adattarvi in quello che potrebbe essere il vostro lavoro. E torno a ripetere, lavori possibili dietro sono diversi, dalla stesura degli stessi articoli, come addirittura al mantenimento delle stesse pagine di Facebook, che poi né, come abbiamo visto in questi esempi, poi comunque rientrano nelle stesse pagine del sito internet. Per cui quella era la paura che vi dicevo all'inizio, che i siti andassero a finire, poi in realtà stanno cambiando. Molta spazzatura è stata buttata via nel frattempo e in questi ultimi anni in realtà i siti stessi si stanno rafforzando e stanno chiamando intorno a sé sempre più professionalità. Che essere inseriti diciamo sul lato quello pubblico, in realtà possono essere inseriti anche direttamente dall'amministrazione. Cioè, sostanzialmente ecco, è uno strumento potente e conoscerlo secondo me vi porta, ecco, per esempio qui addirittura
riusciamo a prendere la parola del giorno dello Zingarelli e pubblicarla direttamente. Questo non è altro, non è altro che un lettore di un feed, un reader, okay, che noi, trasformandolo e rendendolo più carino, lo abbiamo messo in questa maniera. In realtà chi è il produttore di questo contenuto? È la Zingarelli, okay? Come per esempio c'è la possibilità, per esempio, di, che ne so, di avere implementazioni del genere. Io non conosco che cosa vuol dire, non so che cosa vuol dire dare, eccolo lì. E mi si apre addirittura sfidare. In italiano, sì, dare. No, ho fatto un esempio. È possibile addirittura, con un semplice clic, addirittura aprire anche un vocabolario per l'approfondimento di una parola. Cioè, come vedete, insomma, le cose sono le più svariate. Ecco, qui c'è la gestione. Allora, guardiamo un attimino. Guardiamo, per esempio, la scelta anche degli stessi gestori dell'inserimento, degli articoli, eccetera eccetera, può essere fatta addirittura, c'è anche una diversa, cioè c'è anche molta scelta, perché non è che c'è una cosa e quella te la devi far bastare. Cioè, se voi considerate solo per il pannello della scrittura, cioè solo qui vengono proposti come più popolari 5 prodotti diversi, e io personalmente uso questo, che è proprio straordinario. E come vedete, cioè, abbiamo l'opportunità, abbiamo la possibilità comunque di scaricarlo, ed è praticamente non commercial. Cioè, questo è un componente, in questo caso, che vi dà l'opportunità di poter risolvere e fare delle cose e non lo pagate niente. La bellezza del CMS è sostanzialmente, e anche la ragione per cui è così diffuso e conosciuto, è sostanzialmente questa: il fatto che abbia messo in mano e a disposizione così tante risorse costruite sulla rete da programmatori eccetera eccetera, che aiutano allo sviluppo poi del sito stesso. Tra il CMS, tra i siti e Facebook è la cosa che ora sta andando tantissimo, c'è moltissima richiesta. Esistono tanti applicativi in tal senso, per cui, cioè, qui ora ce le portate, nel senso che ora lasci il sordino, capito? Per cui ci sono sicuramente, ora vi faccio vedere, c'è la possibilità di scaricare qualcosa di gratuito, molto poco,
secondo troviamo è la ricetta, commercio, ricetta commerciale. Terzo troviamo, commercio. Vedi? Ci sono tante cose gratuite, ma ci sono anche tante altre che sono a pagamento. È chiaro che la tendenza, più si va avanti, più che anche qui viene fatta pulizia, perché non è che tutto ciò che è qui sia eccezionale, c'è anche parecchia fuffa, parecchia lolla, insomma, c'è anche parecchi troiai, però piano piano la comunità sta crescendo, anche gli stessi sviluppatori, insomma, si stanno affinando un po' di più perché stanno conoscendo anche il mezzo sempre di più, per cui sì, la tendenza è proprio questa, cioè arrivare comunque sia, magari scarichi il CMS, appunto gratuitamente, però poi su cose specifiche si andrà sicuramente sempre più al pagamento. Io all'inizio mi ricordo a pagamento non c'era assolutamente niente, capito? Piano piano negli anni sono migliorati i prodotti, però siamo andati anche sul fatto che si dovesse pagare. Questo è anche giusto, perché c'è gente che ci perde le giornate, magari è giusto che sia pagato. Questo è un altro mestiere. Ci sono ragazzi che, conoscendo Giona, conoscendo la struttura, sentendo un po' come il puzzo di come stanno andando le cose, cosa fanno? Si dedicano alla costruzione, alla realizzazione magari di mod, componenti, di plugin, e ovviamente le vendono. E magari sono rinchiusi, che ne so, in una casetta. Mi è capitato una volta di conoscere uno per un problema tecnico su una cosa che ho comprato. Questo era in Ucraina, se al pensiero di come si abbiamo comunicato, tra il mio inglese e il suo, rapprovvedisco, però dopo qualche mese siamo riusciti a capire. Sì, esatto, proprio la creazione di pelle fonte, certamente. So, è il concetto è esattamente il solito. Però, come detto nel vedere, qui abbiamo una, come vedete, dalle stesse categorie, ecco qua, questo è il numero. Lo mettono in evidenza, cioè qui tra moduli, componenti, plugin per il CMS c'è 6502 prodotti diversi, cioè c'è veramente per tutti i gusti. E torno a ripetere, una volta che voi l'avete scaricato e l'avete installato, potete realizzare, avere delle implementazioni, delle funzionalità che se no diversamente o fate ricorso a uno che però. Il problema qual è? Il problema non è tanto trovare uno che te lo realizza anche a pagamento, il problema è che è solo i tempi. Oggi purtroppo non c'è più tempo per fare niente. Oggi cioè, anche un sito, quando fai un passaggio del sito dalla vecchia versione a quella nuova, il tutto deve avvenire nell'arco di una notte. Quindi i tempi è tutto molto più accelerato, per cui cioè, avere una libreria in questa maniera di contenuti già di moduli eccetera eccetera già pronti è una grossa opportunità, e questo però non vieta a nessuno che ci avvisca qualcosa di poterci comunque produrre il proprio articolo e mettere in video appunto come sono le app dell'iPhone. Prima avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche cosa che volete sapere? Mi dispiace. Sei sempre Cristina, perché sì. In questa penombra sì. Non vedo niente. Per quanto riguarda la posizione di indicizzazione su Google di questo tipo di siti, ovviamente. No, ma questa è abbastanza, diciamo, ci vuole un pochino per arrivarci a capire come avviene, no? Però in realtà una volta afferrato il concetto ci si fa abbastanza rapidamente, no, ma insomma comunque sia ci vuole il suo tempo, perché l'indicizzazione su Google ha bisogno di tempo e anche bisogno di che siano soddisfatti certi fattori, perché tenete conto che Google predilige moltissimo i siti a cui per quello altri siti
perché sì, sì, noi della vecchia scuola, diciamo, c'era la validazione dei siti, no? Sì. La validazione V3C, questi hanno la validazione V3C? No, i miei no. Per esempio, io non passo neanche una validazione in questo senso. Ma perché? Ma non perché sbaglio io, perché può capitare che installi dei moduli o dei componenti che non passano la validazione, capito? Per cui, quindi sono loro che ti creano il problema. Però in realtà, se ti osservi le regoline di Google, che sono allo stato attuale non più di 9 keywords, ok? Non più di 9 keywords, una descrizione che non ecceda le 120 battute. Allora, su quel contenuto lì, se poi riesci a fare in modo che qualcuno nel proprio sito abbia un link che ti porti a quel contenuto, allo stesso momento in cui te, sempre su Jomla, installi la famosa mappa, no? La mappa del sito, che è quella che poi in realtà viene poi preferita da Google per cercare di capire come sono organizzati i tuoi contenuti, te una sorta di indicizzazione la ottieni con 9 parole chiave, non più di 120 battute per la descrizione, qualche sito amico che ti rimanda al tuo sito, una mappa del sito, e per esempio io qui, se non ricordo male, ci dovrebbe essere aperta, eccola qui. Allora, a quel punto cioè, riesce a ottenere un'indicizzazione abbastanza, diciamo, positiva. La bontà di Jomla è che ti mette già nella barra dell'indirizzo del tuo articolo, del tuo contenuto, già te lo mette nella forma in cui Google la predilige. Ad esempio, ecco, questo per esempio è la mappa del sito, no? Quella dei contenuti. E qui ovviamente Google mi ci va e chiama tutte le ricerche. Questa va fatta, è necessaria e va pubblicata, perché da qui può partire tutto. Ora non ne sta a scendere, perché credo che in 10, con questi 2 anni di roba se ne è pubblicata un'infinità. Ti volevo dire una cosa sulla validazione, visto che ne hai parlato. Diciamo, oggi soprattutto la pubblica amministrazione riguarda questa cosa, perché la legge STAC, se non mi sbaglio, la 4 del 2004, impone certe regole ai siti web di tutte le pubbliche amministrazioni, di qualunque tipo siano, dal comune, al ministero, all'università, e sono le regole del W3C sulla validazione, soprattutto sia dell'HTML che dei fogli di stile, e sono nate principalmente per rendere accessibile il sito a tutti, quindi a chi non ha problemi visivi, a chi ha problemi visivi, a chi ha tantissimi altri tipi di problemi, e a chi ha problemi a vedere ad esempio la differenza tra colori che sono vicini tra di loro, a chi proprio è non vedente e così via. Quindi quello per legge è un obbligo, non solo in Italia, ma in Italia abbiamo una normativa molto stretta su questa cosa, ma in tantissimi Stati europei e anche negli Stati Uniti. Deve essere fatto, quindi se non viene fatto è infratta una legge, e tra l'altro ci sono anche molti controlli, c'erano ATP di CNIPA, ATP di GDPR, ora l'Agenzia per l'Italia Digitale. E vengono controllati, vengono segnalati, eccetera. Normalmente non è che ci sono multe, perché non è che la pubblica amministrazione la si multa su questa cosa di te stessa, però vengono controllate molto e ci sono tantissimi richiami quando vengono utilizzate queste cose. Per i siti non tutto quello che è fuori dalla pubblica amministrazione in realtà è molto meno restrittiva di una volta questa cosa, perché soprattutto per l'HTML, perché c'erano delle regole per l'HTML4, ma di per sé l'HTML non ha grandissime regole, nel senso puoi non chiudere i tag, puoi non mettere i pezzi, poi se viene validato tutto comunque basta completamente, in genere ti danno dei warning. Dopo l'HTML401 fu fatto quello che si chiamava l'XHTML, quindi era quello che si chiamava scritto, che lì era tutto, doveva essere tutto precisissimo, quindi se oggi fai una validazione sull'XHTML, ecco, in quel caso sì, ti dice che non è corretto l'HTML che usi, nel caso per esempio non ti usa anche semplicemente se non chiudi un tag, tutto lì, cosa che invece poi... che in realtà con tutti i moduli che uno installa, sì, componente,
anche gli stessi programmatori della roba lì, sì, cose che sfuggono, quindi ci si ritrova a non avere la validazione del sito, ma solo perché proprio non dipende da noi, ma dipende da quello che noi abbiamo installato. Certe volte magari manca la descrizione di un'immagine che per i non utenti viene utilizzata, ad esempio nella descrizione di quello che c'è sullo schermo, e quello può essere un errore. Però già con l'HTML5, che non è più l'XHTML, non è scritto, ritorna ai canoni dell'HTML4, fu una cosa richiesta un po' a gran voce da tutti i programmatori di tutto il mondo, al W3C, perché era in effetti estremamente complesso mantenere la stessa, sempre quella struttura rigida dell'XHTML. Quindi siamo tornati a un'apertura abbastanza tradizionale di quello che era la validazione, perciò diciamo che in Italia il grosso problema lo abbiamo con il grosso problema, diciamo, la normativa ferrea l'abbiamo con i siti della pubblica amministrazione. Poi effettivamente diventa un problema commerciale, perché se un'azienda magari vuole far consultare il proprio sito anche a chi ha dei problemi visivi di altro tipo, a quel punto ci starà più attenta magari a. Sì, potrebbe essere insomma una cosa che socialmente è molto importante, ma magari avrà anche un ritorno economico o una cosa lì. Però sì, in effetti spesso succede che non so, un modulo da una parte, un modulo dall'altra, si integrano con loro, si intrigano più che altro. Sì, no, infatti a parte conflitti, però mi sono reso conto che negli ultimi anni più merce c'è stata messa sulle bancarelle, e più è sempre stato più difficile ottenere la validazione. Qualche anno fa era quasi scontato, ora validare anche un sito in Jomla, meno che non ci installi proprio niente, ecco, allora forse riesce, però spesso non dipende da noi, insomma, ecco, sostanzialmente. Ecco, vedete quando vi dicevo l'indicizzazione di Google, e la forza del CMS in questo caso, che ci restituisce un indirizzo nel caso specifico dell'articolo in questione, ok, con una numerazione. Perché per l'indicizzazione di Google, specialmente per Google News, ogni singolo contenuto deve avere un IT di riconoscimento che lo renda unico, e questo è favorito da Google per la propria indicizzazione. Però non è che è stato fatto niente, questo è l'articolo 9034 che è stato pubblicato su questo sito e che Jomla me lo restituisce furbescamente, perché sa che a Google lo vuole in questa maniera, me lo restituisce furbescamente prima del titolo stesso dell'articolo. Sì, ma quando vi dico che dal più sodo al più straordinario con questi CMS si riesce a ottenere comunque qualche cosa, è la verità. È un po' come avvicinare la Ferrari, cioè, se riesci a sviluppare la ciampola frizione, riesci anche ad andare a comprare sigarette e torna a casa, capito? Però ci puoi anche fare un viaggio, molto più lungo. Sì, qui ci sarebbe anche, potrebbe essere oggetto di un nuovo corso, se vedete l'indirizzo, l'ultima parte dell'articolo, ora Marco ve la evidenzia, vedete che è proprio il nome dell'articolo stesso. Questa è una configurazione che è stata fatta, non è così, normalmente tutti i CMS si riferiscono a ogni contenuto, come ha detto Marco, con un ID, e quando si richiama nella agenda URL viene scritto solamente ID uguale 101, 102, 103, possono essere anche più di ID secondo si riferisce a altri aspetti. E per l'indicizzazione invece, soprattutto con Google, il fatto che nel titolo compaia l'argomento che è quello dell'articolo è molto importante, e questo viene fatto con una tecnica che viene utilizzata da Joomla, ma è una caratteristica dei web server. Potremmo fare anche dei incontri su queste cose più tecniche, più specifiche. Ogni web server, cioè dove gira Joomla, in questo caso Apache, che è uno dei più diffusi al mondo, il software libero anche questo, ha la possibilità di essere modularizzato. Uno dei moduli che viene utilizzato si chiama ModelWrite e fa esattamente questa cosa, cioè riscrive l'URL, parte dell'URL, la parte che ci interessa, come pare a noi. In realtà questo indirizzo che vedete qui non esiste sul server, non c'è una cartella o un file che si chiama questo. No, in realtà è una cosa raccapricciante per l'indirizzo di questo articolo. Sì, e sarebbe quello utilizzato normalmente.
e con questa tecnica l'utilizzo del modello del override è una configurazione particolare di Joomla, ma lo fanno tutti i CMS, cioè però è un po' noioso configurarlo. A questo punto dà la possibilità di inserire questo nome virtuale che non è un percorso reale fisico del server, in modo che il motore di ricerca riesca a indirizzare molto meglio quello che è l'URL e quindi tutto l'articolo. Tra l'altro vedete, come vedete aggiunge l'estensione .html quando è verrà. Sì, infatti si può riconfigurare come si vuole, cioè, il write serve proprio questo. Addirittura io ci potrei anche mettere .marco, ecco. Se, qualora mi piacesse un'estensione di un file in questa maniera. E appunto diciamo il toolkit è proprio questo, questo permette una maggiore indicizzazione, una migliore indicizzazione, e come vedete ora qui in questo caso questa ragazza ha un po' ecceduto, anche se di poco, perché anziché metterne 9 ne ha messe 10 di tags, che in realtà queste sono le parole chiave, no? Quelle. Rossetto, Turchia, Oste, Tacchi, Cerna, Erdogan, protesta, opposizione, look, aerei di dietro. Queste sono le cose. La descrizione, dove siamo? Eccola qui. Ecco. La descrizione è vietato rossetto, rosso o rosa alle hostess della Turkish Airline. Ok? Ecco, queste sono le, è la parte che al momento in cui si va a fare l'articolo noi inseriamo manualmente, e che però, come ci ha detto, ci ha spiegato adesso Ludo, poi chiaramente al momento in cui Google passa ogni tot periodo di tempo, cioè nell'arco delle ore passa, analizza il vostro sito, sono questi i dati che lui va a cercare per poi restituirvi il vostro articolo nei risultati della propria ricerca. È comodo anche perché per esempio su Google potrebbe rimanere memorizzato quel nome di, quello, di quell'articolo di URL, poi col tempo magari si potrebbe installare una nuova versione di Joomla, oppure può succedere qualcosa al server, al disco, ma perso, si ripristina i dati e si fa una nuova installazione. Se continuiamo ad utilizzare il nome dell'articolo come nome dell'articolo l'ID, il numero, a quel punto nella nuova installazione potrebbe venire un numero diverso. So che questo articolo potrebbe essere in questo caso l'ID 100, poi succede qualcosa, magari diventa 93, 105. Quindi in quel caso poi una volta il risultato rimane memorizzato su Google, cliccandoci da una pagina non trovata, o comunque la pagina di dipende dal sito, insomma, se no, infatti è molto importante prima di salvare l'articolo, cioè prima di pubblicare l'articolo, di essere sicuri che il titolo sia per sempre quello lì, perché è capitato spesso, per esempio, con i collaboratori che all'inizio avessero pubblicato un articolo che avesse un titolo, però al momento in cui viene pubblicato con quel titolo, anche se dopo quel titolo viene modificato, genera confusione, perché in realtà il vero titolo è stato il primo a essere stato recepito e il secondo non viene più preso, per cui genera sempre pagine non trovate. Quindi questo è molto importante, e però vedete questo ci risolve tanti problemi appunto, perché lui automaticamente, come diceva Ludo, poi anche con la pubblicità del server, comunque genera automaticamente quello che serve per un'ottima indicizzazione. Questo una volta per fare questo qui, quindi come vedete, cioè, torno a ripetere, prendetela per quella che è, cioè una bella fiammeggiante Ferrari che ognuno di voi, torno a ripetere, ci può andare dove più gli interessa. Io ormai sono veramente una decina d'anni e non vedo più un sito fatto a mano, che okay? Si mette lì fa l'HTML, ci mette sopra il PHP, si collega al database, prende i dati. Non, veramente, ma anche perché non ci serve più la possibilità di utilizzare tutti i moduli, i plugin che mettono a disposizione tutti i CMS, gli aggiornamenti, ma pensate solo per esempio ai siti che devono essere più lingue, che devono avere una galleria fotografica. Oggi installare una galleria fotografica ha fatto vedere Marco prima la lista dei moduli, uno cerca la galleria che interessa, ci sono tanti gratuiti, con tanti a pagamento, sceglie quella che vuole e funziona, ma mettersi a programmarne una, cioè non so quanto dovresti far pagare il sito, cioè una cifra così, perciò non si fa più niente a mano. Ma anche immaginatevi per un cliente che ogni volta deve fare una modifica, e se non ha un CMS non la può fare da solo, cioè deve chiamare chi gli ha fatto il sito, e a parte i tempi deve aspettare che faccia una modifica, lo scambio di dati, ma poi insomma che costo della cosa. E i CMS sono diventati importanti proprio per questo, perché con una bella risorsa si fa una formazione al cliente, insomma,
corsa per di me, e in poco tempo riescono a inserire articoli, immagini, ecco, magari quello che è importante per il lavoro, penso di Marco, che fa comunicazione, è la personalizzazione. Se prima per esempio mi chiedevano, ma quando Marco scrive un articolo che fa, scrive l'HTML? Ma può essere, però normalmente no, anche perché non è che lo scrive solo lui, lo scrivono 100 collaboratori, tutti dovrebbero conoscere bene l'HTML. Se lui lo fa, poi viene diverso tutto quello che è il contesto, l'immaginazione, le grafiche, eccetera. Marco che fa? Di solito prepara un foglio di stile in modo che quando uno inserisce, per esempio, la prima immagine dell'articolo, gli viene quella dimensione, col testo a fianco, sta a destra, a sinistra, centrata, allineata in basso, in alto rispetto al testo, tre immagini. Ci mette la parte che dice se inserisce un link di YouTube, per esempio, viene un certo modo, cioè fa tutta questa parte preparatoria, poi dopo, cioè questo è il valore forte. No, no, ma è questa, diciamo, l'utilità di una cosa del genere, è proprio questo, che praticamente fa tutto lui. Ora all'inizio l'ho fatto vedere. Bravo, tutto dire. Sì, dopo, ma è chiaro, cioè il lavoro sta a monte, però diciamo rispetto a prima, è così, perché prima per fare un sito ci voleva anche un anno. E spesso, anzi, non si finiva mai. In realtà non si finiva mai di fare un sito, mentre in realtà adesso in un mese, tre settimane, un mese si fanno dei grandi siti, ma questo perché? Perché si parte, cioè ci sta un punto di partenza che è molto, è di qualità e soprattutto leva tantissima la stagna dal fuoco. Quindi, è un po' questo, ho fatto vedere prima all'inizio l'editor, voi scrivete, addirittura ci potete incollare il testo scritto direttamente da Word, lo collate dentro l'editor, salvate, però a quel punto cosa succede? La classe di stile a cui si faceva riferimento prima pulisce tutto ciò che non è diciamo, confacente a quella che è diciamo, l'idea grafica e risistema e pubblica l'articolo per come sono stati pubblicati tutti quelli prima di lui, le rende tutti uguali, come potete vedere qui diciamo queste ragazze, questa Anna Fornaciari, questa Rosanna Pasta, non è che hanno fatto, loro sono io, mi sembra già di vedere, l'hanno scritto su Word, hanno copiato, incollato nell'editor e poi ci ha pensato il foglio di stile a dargli a tutto, la loro fotina a sinistra, il titolo sopra, il sottotitolo sotto arancione, e la categoria in celeste, la linea in giustificato in questa maniera, la grandezza, eccetera, eccetera. Loro tutt'altro mettono il grassetto, ma ci siamo, insomma, poi quando se lo ricordano inseriscono le parole chiave, ci siamo. Quindi sostanzialmente cioè, è un ottimo strumento. Questo è importante, viene fuori col fatto che si utilizza degli strumenti standardizzati in tutto il mondo, è che è un aspetto un po' negativo, bisogna sempre tenerli aggiornatissimi nell'ultima versione, non solo il CMS, ma anche tutti i moduli tecnici che si installano. Questo perché? Perché siccome vengono usati da tutti, allora gli hacker che attaccano normalmente i siti sono un po' facilitati, perché essendo un prodotto utilizzato da milioni di persone, basta che lo studi una volta, trovi una falla di sicurezza, un po' di sicurezza, e a questo punto basta che la riutilizzano per migliaia e migliaia di siti, e per questo poi ci sono aggiornamenti che correggono questi punti di sicurezza. È importantissimo tenerli aggiornati. Io una parte del mio lavoro è proprio sulla sicurezza informatica, e succede spesso che siti vengono attaccati, e gli attacchi di oggi non è come una volta che il sito va giù, non può succedere, però quando succede è un errore del programma che attacca. Normalmente i siti vengono utilizzati per fare da strumento di phishing, per esempio, non so, senza che ve ne accorgiate, nel vostro sito viene inserito un pezzettino di codice, ad esempio PHP, che serve, con un po' di HTML, un foglio di stile, che serve per riprodurre, ad esempio, la pagina di login, non so, di una banca, del sito, del conto corrente delle poste. A noi ci sta succedendo in questo periodo con delle banche spagnole, lo fanno. Allora poi nell'email, vi arriva un'email che vi dice, ma guarda, se c'è il conto alle poste, accedi per guardare le novità, c'è il link, ci cliccate sopra e invece di mandarvi nel vero sito delle poste, faccio le poste, ma qualunque banca, vi manda nella pagina riprodotta che hanno inserito nel vostro sito, e non la vedete perché magari è una sottocartella, eccetera. Quando la vedete uguale, perché è proprio ricopiato dal sito originale, inserite l'utente la password e a quel punto il vostro sito, che fa finta di essere il sito di una banca o delle poste, che cosa fa?
manda i vostri dati di accesso a chi ha inserito questo codice malevolo, e a questo punto il gruppo dati può accedere al vostro conto corrente, eccetera, e farci quello che vuole, insomma, fare il prelievo, fare il bonifico, eccetera, la ricarica telefonica. E questo è il tipo di attacco più frequente al giorno d'oggi. Anzi, il 90% dei siti hanno presente questo codice e non lo sanno perché tutto funziona correttamente. E quindi che cosa bisogna fare? Come fanno a scrivere questo codice senza avere permessi d'amministratore, del sovrintendente? Trovano dei modi di sicurezza, il programmatore non si era accorto, perché ci possono essere tanti plugin che magari fanno delle cose però lasciano aperti altri spazi. E via via comunque li aggiornano, se ne accorgono, mettono del codice che non dà più la possibilità di fare questo tipo di attacchi. E l'importante è tenerlo sempre aggiornato. E succede, certe volte ci si fa fare un sito, poi non si fa più aggiornare e succedono queste cose, il sito va giù, poi magari certe volte non succede niente, fanno solo una segnalazione, altre volte invece non può venire fuori. Infatti, la migliore delle ipotesi sparisce proprio il sito. Sì, magari c'è la polizia postale che mette il suo. Poi finisce in questa maniera. Niente, io. Domande vi saluterei, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Sì, la prossima lezione è lunedì, sempre dalle 4 alle 6, sempre. Tema? HTML5 CSS. Grazie.